Quanto valgono le 2.869 vele della Barcolana 50? La risposta si avvicina ai 100 milioni di euro, 71,5 a livello di puro indotto e oltre 26 milioni di ritorno d'immagine per la città di Trieste. Questa volta non si tratta di stime, ma di numeri derivanti da uno studio preciso elaborato dall'Università Bocconi, diretto dal professor Guido Guerzoni. Numeri da capogiro, quelli generati dalla regata con il più alto numero di partecipanti al mondo, organizzata dalla società velica di Barcole Grignano. È un risultato eccezionale che è stato reso possibile grazie al supporto di tutti. Adesso per la 50+1 abbiamo la necessità di coinvolgere tutta la città, le istituzioni, ma anche gli operatori economici, le categorie per andare avanti. Ormai siamo in Premier League, siamo nella serie più importante, non possiamo retrocedere, dobbiamo realizzare una Barcolana 50+1 quantomeno uguale alla 50esima. Oltre al riflesso economico dell'evento su alberghi, ristoranti e commercio, c'è da considerare anche l'afflusso ai musei comunali, letteralmente presi d'assalto nella settimana della Barcolana. 100.000 visitatori sui musei, 180.000 visitatori sulle biblioteche, 180.000, sempre parliamo di paganti, 180.000 sulle mostre, ma quello è il dato che vi farà sorridere, è interessante. 1.350 tonnellate in più di spazzatura vuol dire che sono arrivate moltissime persone in città. Lo studio ha inoltre sottolineato che la Coppa d'autunno genera ricchezza non solo per la Venezia Giulia, ma per l'intera regione e le aree confinanti. Le giornate nelle quali si svolge la Barcolana sono giornate che arricchiscono tutto il Friuli Venezia Giulia, quindi un grande evento, complimenti davvero agli organizzatori. La città di Trieste e il Friuli Venezia Giulia hanno davvero bisogno di eventi come questi.